Parapapparappa. Boh. Ciao carissimi, questo è Electric Apu. Oggi siamo qui per fare un video piuttosto particolare, diverso dal solito. Ma il pubblico lì, ovvero voi, sarà pronto a questa evenienza? Sigla! I papà più forti del mondo sono i super papà come me. Zan zan. E dopo questa magica sigla potete anche venire qui nella zona oscura, ovvero non nella zona da disegno su carta, ecco. E vi tiro un po' su così potete vedere. Oh ciao, 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 sono Zio Peu, come va? Bene, oggi siamo qui per fare un po' di succulenta e magica reaction, ok? Voi penserete, ma questo è un canale di disegno? Una volta era di gameplay, pensate. E molto spesso è stato di reaction, con i design discutibili ad esempio. Ma il caso, crudele caso, ha voluto che quando tu apri il portellone scorrevole del furgone, beh, la tua ditta cambi nome in questo. Dei video che facevo prima del boom di questo canale, che suggerisco alla grande, sarebbero super apprezzati da voi, esseri senzienti, sempre che non siate quel tipo di consumatore di YouTube che tende a skippare a manetta, abbassare lo watch time del creator e consumare solo video dal valore spicciolo e di intrattenimento strettamente temporaneo, che sì, ti intrattiene per quei 2-3 minuti, ma cosa ti lascia? Nulla. Cosa ti lascia Zio Peo? Forse nulla anche lui. Probabilmente con Zio Peo è anche peggio, questo non lo puoi sapere. Se non provi, quindi proviamo. Oggi trattiamo i super papà, ok? Come me. Io sono un super papà? Forse, non lo so. Se la mamma di Topi sta vedendo questo video magari sta dicendo... Cioè, come no? Trattiamo di quei video, o foto anche perché no, quello che trovo, che fanno vedere un super papà che salva il proprio figlio o figlia. All'ultimo. Salvandolo dal pericolo incombente, da un pericolo magari mortale addirittura. Ma bando alle ciance, piuttosto andiamo a vedere di cosa si tratta. Cos'è questo? Ci sono dei un bambino che sta lì. Eccolo, Zan, il salvataggio, signori. Questo era soltanto per capirci di cosa trattiamo oggi. Come dicevo, anche da qualcosa di mortale, terribile. Il super papà e i suoi riflessi infallibili hanno lasciato il bambino o bambina in debito, comunque sia. Si dovrà sdebitare non andando fuori corso all'università. Si spera. E mi tolgo le cuffie perché non mi fanno muovere come vorrei. Ecco un rallenti del papo che incredibilmente si allunga e wow, si tuffa indietro, fa la capriola. La capriola, attenzione, la capriola è stata magica. Wow, cosa? Oh Cristo! Allora, il tizio cade, lo skateboard parte letteralmente, parte a razzo. Andrà sulla rampa e andrà verso la faccia di un bambino. Il padre prende lo skateboard così, pam. Manco fosse uscito da un anime. Rivediamo, ecco lo skate, pam. Preso, preso lì, eccolo lì, bambino salvo. E questo che fa, oh mio Dio, cosa ho visto? L'ho visto morto proprio, ho visto la testa del bambino. E invece il papo, fum. Cos'altro abbiamo qui? Delle cascate, un posto dove immagino ci si arrampi, che andiamo a vedere. Oh, il bambino già si vede che è un po' in bilico, no? Già rischia grosso. La bambina, wow, attenzione, salva. Presa dal vestito. Oh, ha fatto una faccia del tipo, non me l'aspettavo che mi avresti salvato, mio Dio. Guarda lui. Mio Dio, ho visto mia sorella proprio, l'ho visto già nel burrone. A questo invece non gliene frega proprio niente, pensa. È la madre che si gira, che vlogga, beh, il papo mio è il mio super papà, ha salvato la bambina, cioè, sai com'è, io l'ho scelto giusto, l'ho scelto bene, è il mio super papà, cioè. Il prossimo presenta un'ambientazione alquanto tranquilla, dove si va tutti i giorni, ovvero sull'orlo di un burrone, e da papà io dico che questo è l'ultimo posto in cui porterei mio figlio, sull'orlo di un burrone, quindi sono curioso di vedere dove va a parare questo. Ah, quello sarebbe il figlio? Gli ha detto, ce la puoi fare. Ma cosa, deve fare un salto? Tun! Wow, 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 wow! Ta! Cosa? Mio Dio, per la maglia! Attenzione, un salvataggio all'ultimo. Eccolo, Tan! Si allunga! Preso! I super papà, come il sottoscritto, come primo superpotere, hanno la presa d'acciaio, ok? Prendi il bambino e mai lasciare. Prendi il bambino, salva bambino. È così che ti allenano nella palestra dei super papà, nel monte sacro dei papà, nella stanza dello spirito dei papà. Voi non siete papà, non potete capire. Il prossimo, attenzione, guardate la sgommata! Eccolo il bambino, è lui che si salva? Chi è? Qual è il bambino che si salva? Lui! No, yeah. Ok, questo non era tremendo, ok? Si sono salvati tutti lì alla fine, non solo i bambini. Quindi quello non è un super papà, è un papà nella media, ok? Ha salvato il bambino, va bene. Oh, tre bambini su un cavallo, attenzione, sta per cadere. Wow, wow, wow! Questo.
Questo che vedete qui è un super papà. Presa d'acciaio, prendi, tieni stretto, mai lasciare. Regola numero uno dei super papà. Allungati, afferra, prendi. Ecco bambini, qui siete testimoni della mitica presa d'acciaio dei super papà. Qui. Qui invece, bambino, che cos'è? Neve? No, non è neve, è semplicemente overexposed come video. Bambino che sta camminando. Wow! Wow! Non avevo visto che quello era un buco. Oddio! Quindi il bambino sta camminando, con la testa proprio tra le nuvole, sai? Capita anche a noi adulti, insomma, sai quando cammini proprio che sei... Neanche che stai con il telefono, quindi sei concentrato su altro, proprio non sei concentrato su niente, il cervello spento e continui a camminare. Il papà sta sollevando la macchina e sta facendo gli affari suoi, sta lavorando come i veri papà, perché i super papà, oltre a lavorare, ecco, il secondo superpotere più importante dei super papà è il lancio felino. È quello che anche il papà meno atletico del mondo è pronto a fare nei momenti di pericolo. È lo stesso lancio felino di tuo papà che quando ti vuole dare un ceffone ti si teletrasporta davanti alla faccia. Solo i papà che hanno superato l'allenamento del fuoco e del ghiaccio e del vapore e della pupù possono arrivare a questi livelli di velocità. Assistiamo, siate testimoni del salto felino. Shum! Incredibile, perde la ciabatta. Perde la ciabatta per strada. Questo non è da sottovalutare. La ciabatta è meno importante. Ora conta soltanto il bambino. Magari mentre che perdeva la ciabatta si girava e diceva: no, no, ti devo lasciare indietro, mi dispiace. E boom, salvato il bambino. Che la sto facendo troppo lunga. Abbiamo una sede da ufficio. Wow. Attenzione qui, non riesco a capire chi è il papà, perché sembra che il papà qui sia quello non super, quello scemo che ha appoggiato il bambino, la sua culla, sul davanzale di questo coso, di questo desk, di questa reception, qualunque cosa sia, un ufficio. Il bambino, wow, cade, wow, wow, e chiappa il bambino al volo, così, wow! C'è il rallenti di questo, dimmi di sì, ti prego. Eccolo, cade, e il bambino è scappato fuori, eccolo qui, cioè è una macchia ormai qui. E lui guarda come allunga la mano e pam! Wow! La testolina l'ha preso proprio così, a salame. Boh! Però l'importante è che l'ha preso, perché la presa d'acciaio di super papà non mente mai. Attenzione, abbiamo una scena già che preannuncia morte e distruzione su un povero bambino. Eccolo cerchiato qui, in mezzo a una strada che corre totalmente a caso. Il bambino ormai si è fuso di cervello, non vede nient'altro se non la macchina su cui schiantarsi. Al che, di corsa, attenzione, cos'è, una mamma o un papà? Non lo so. Wow, super Saiyajin! Wow, preso al volo, ciao bambino, anche se non si è presentata una vera situazione di pericolo, ma la corsa felina del papà si è attivata comunque sia, per sicurezza. Ok, uno scivolo, una sorellina, perfida la sorellina, perché sicuramente c'entra qualcosa. Ok, l'altra bambina sta buona. No, no, oh, si cappotta, boh, dove volevi andare, volevi dare una facciata. Non se c'è super papà qui. Non con super papà qui presente. Hai capito? Ti schianti quando papà non c'è. Ma se ci sono io? Se ci sono io, no. Il cemento scappa quando mi vede. What? Cosa? Cosa? Questo è più di un super papà. Questo è un super papà di terzo livello, signori. Il super papà di terzo livello non si accontenta di salvare il bambino, lo fa con stile. Il super papà di terzo livello, quando va a salvare il figlio o figlia che sia, ci mette l'acrobazia di mezzo. Da osservare quindi la bambina che parte, vola via, lui la prende, tu un capriola, attenzione, fufu, presa al volo, yeah! E da notare che arriva tranquillamente seduto, easy, non è successo niente, piccola, lo sai che quando c'è super papà qui non devi avere paura di niente. Poi la lascia cadere. Oddio, questa già mi mette ansia, perché quel bambino lì, questo piccolo bambino qui, mi sembra molto piccolo. Io gli darei forse un annetto per esperienza. Mi sembra un bambino di un anno, che tra l'altro non ha due braccioli, è proprio... è una ciambella, cioè... Comunque sia, super papà e super mamma gli hanno messo l'armatura antiacqua come si deve per estrema sicurezza, ok? Ma sarà l'armatura sufficiente a quello che sta per succedere? Non so neanche cosa possa essere, se non... che cadi in acqua... Uai! Dove pensavi di andare? Superpotere numero uno dei super papà. Cosa abbiamo detto? Presa d'acciaio. Eccola qui. Per voi miscredenti, per voi che pensate che i super papà sono solo una leggenda, eccola qui, la mitica presa d'acciaio. Lo so, può intimorire. Presa d'acciaio! Yes! Attenzione, un pallone che parte come un missile! Boom! Guardate, guardate, guardate bene la parata. Oh,
È stato il palmo sacro dei papà. Anche questa pensavo che fosse solo una leggenda. Ancora io non sono in grado. Non riesco a essere serio quando dico tante stupidaggine. Nemmeno io sono ancora in grado di padroneggiare il mitico palmo sacro dei papà. Ma questo papà, pum, no palla, non oggi. Qua possiamo già intuire cosa sta per succedere in questa scena in cui arriva un uomo missile sul ghiaccio praticamente, perché quando è così zozzo questo è ghiaccio, non è neanche neve, e il papà con la propria figlia si trova qui davanti a un bivio. La salvo o l'abbandono e mi salvo io? Un papà normale abbandonerebbe probabilmente la propria figlia, ma un super papà no. Infatti questo super papà che fa? Ha applicato la presa d'acciaio alle gambe. Non ho mai visto fare. Wow! Ma questo papà ha superato il livello del Super Saiyajin Papo. Questo papà ha applicato la presa d'acciaio alle gambe. Ma come si fa? Come? Nemmeno io. Non penso di essere in grado di tanto, nemmeno io. Io direi che è ora di chiudere questo video. Se vi è piaciuto, dimostratelo, magari mostrando un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, soprattutto con i commenti, perché se così fosse potrei farne altri. La serie Super Papà, perché no? Iscriviti se non sei iscritto, ma soprattutto io vado ad allenarmi, perché ho visto troppi papà sopra il mio livello. La cosa non mi piace. Devo essere io il super papà più forte, il re dei super papà Kage più potente del mondo. È il mio sogno, dopo tutto. Ricordatevi quindi solo che questo era Electric. Super papà Dropkick. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, konnichiwa.